tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. L'estate è ufficialmente alle porte, anche un po' per la serie A come vola il tempo, signora mia, e in vista della nuova stagione mi sono concessa un po' di shopping online. Poi, siccome sono per la TV Verità, ci tenevo ad essere onesta e a dirvi che ho fatto shopping anche perché i miei buoni propositi per una fulgida remise in vista dell'estate 2020 sono andati a farsi benedire. E quindi il 90% dei capi che posseggo non mi entrano più. Che bellezza! Che grande gioia! Detto questo, sono andata quindi online e ho acquistato una serie di cosette, principalmente su ASOS e su H&M, e poi ho un capo vintage che mi ha rimesso un po' a posto mia madre, che è una chicchetta. Se voi siete pronti, quindi io andrei a cominciare con questo gioioso haul per taglie forti, ecco, diciamo così. I capi sono tutti qui di fianco a me, posizionati in modo assolutamente casuale, un po' per la serie Ndokoyo Koyo, che poi è la mia filosofia di vita. Quindi partiamo con il primo, che è questa sorta di caftano in lino bianco che ho preso su H&M. L'idea alla base era quella di avere un capo casual, comodo, morbido, che non segnasse da nessuna parte, che sono un po' le parole chiave di tutte le cose che ho acquistato per l'estate. Mi piaceva l'idea del lino, che trovo molto estivo, peraltro non ho ancora provato nessuno dei capi che vi sto per mostrare. Voi starete invece già vedendo il capo indossato, speriamo bene. L'idea era proprio quella di abbinarlo con un jeansino leggero, una gonna un po' più stretta a tubino magari, metterlo eventualmente anche come vestito, perché è comunque abbastanza lungo. Non mi chiedete però i prezzi, perché come al solito sui cartellini, avendo acquistato online, i prezzi non ci sono e io non me li ricordo, però come sempre sul mio blog troverete la lista di tutti questi capi con link per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e, se qualcosa vi sconfinfera, anche acquistarlo. Peraltro la butto subito lì come disclaimer, 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 disclaimer: nessuna di queste aziende mi ha pagato per mostrare questi vestiti, perché come di consueto Kim paga a me, e questo l'abbiamo detto. Noto con piacere che il prossimo capo all'ordine del giorno è il capo vintage, un po' la chicchetta di questo video, e in realtà si tratta di un set gonna e camicina. La storia che sta dietro al capo vintage è che mentre aiutavo mia madre a un po', diciamo, mettere in ordine il suo armadio, è saltato fuori questo vestito con questa stampa, che ne vogliamo parlare? La bellezza di questa stampa: verde smeraldo, blu elettrico con Piedpool gigante. Cioè, appena l'ho visto, i miei occhietti vispi proprio: ma cos'è? Ma cos'è? E si trattava in realtà di un capo Premaman che mia madre aveva indossato quando era incinta della sottoscritta, quindi eoni e eoni fa, quindi al tempo stesso anche un capo assolutamente vintage anni 70, che però aveva una forma Premaman un po' particolare, e mia madre, essendo sarta, ha detto: se vuoi te lo aggiusto e lo trasformiamo in una gonna a ruota di quelle che tanto tu ami, con camicino smanicato in abbinata. Potevo dirle di no? Chi sono io per dirle di no? E quindi eccoci qua. Ma la bellezza, sono innamorata di questo set, soprattutto di questa stampa spettacolare. Poi la camicina è un po' sciancrata in vita, con i suoi bottoncini, il revers, paramanture, robe del genere, termini che mia madre usa quando descrive i capi, dei quali io ignoro il significato, ma fa tanto chic dirli. Paramanture, revers, la bellezza. Procediamo con il prossimo capo, che proviene invece da ASOS, e si tratta di questo shirt dress o t-shirt oversize, insomma un po' come preferite, sempre per il concetto, la filosofia di linee morbide, cose comode, cose fresche, con la sua manichina un po' più lunga, quindi non la classica manica corta, scollo rotondo, linea un po' a trapezio, e poi c'ha pure delle taschine. Attenzione alle taschine, immancabili. Questo non so ancora se lo metterò per stare in casa o per uscire, perché come dicevo poc'anzi non l'ho ancora provato. Voi starete vedendo come va e magari potrete darmi anche il vostro parere. In ogni caso mi piaceva proprio il tessuto morbido, leggero, fresco, e poi il bianco che mi fa sempre un po' estate. Poi
Poi, di nuovo bianco, ma questa volta invece una t-shirt vera e propria, e sto parlando del t-shirt di Coda Lunga, Nico Vascellari. Ora, volevo questa t-shirt da tantissimo tempo. Poi, come al solito, vedo delle robe, le voglio, poi dico aspetto, insomma, fatto sta che un po' di settimane fa Nico Vascellari ha fatto una performance, perché è un artista anche, non anche, è principalmente un artista, ha fatto una performance di 2 giorni e durante quel periodo ha messo in saldo le t-shirt Dream Merda, queste qua. E allora di nuovo non ho potuto che cogliere l'occasione. Come sapete, se guardate i miei video, quest'anno sono abbastanza in fissa con il look t-shirt e gonna morbida, insomma t-shirt in generale, e questa la volevo da tantissimo e adesso è mia, ma la grande gioia. E tra l'altro rappresenta anche un po' situazione attuale. Sogno, merda. Bene. Proseguiamo con passi lunghi e ben distesi, e il prossimo capo è un abito che ho preso su H&M, un abitino di nuovo leggero, dal colore chiaro, un crema, con tutti dei bottoncini in finta tartaruga sul davanti. È un abito midi, ma tendente al lungo, soprattutto su di me, che sono alta 1,20 m, scollo quadrato, manichina a sbuffo, che mi pare così di cogliere nell'aria è un po' il trend di quest'estate, manichine a sbuffo, come non ci fosse un domani. L'idea che mi ha spinto ad acquistare questo capo è che mi pare abbia una linea morbida, voi lo starete vedendo indossato e speriamo, come sempre, che tutto sia andato come da programma. Linea morbida, non eccessivamente svasato, ma il giusto, con la sua cinturina in vita e poi questa manichina a sbuffo che mi fa fru fru e mi fa anche un po' moda tendenza a stagione. Sempre su H&M, mi capita subito qui di seguito, se riesco a prendere il prossimo capo, questa gonna super caruccia che togliamo adesso dal suo appendino perché ha rotto francamente i maroni. Ecco, c'è bisogno che vi dica perché mi piace? Ma diciamolo, la stampa. Questa stampa a limoni mi ha fatto sognare non appena l'ho vista. Il materiale è una sorta di cotone un pelino più strutturato, arricciata con la sua cinturina a vita. Esiste tra l'altro della stessa stampa tutta una linea, anche un vestito, anche un top se non sbaglio, insomma. Io l'ho visto, ho pensato che la gonna fosse la cosa più nelle mie corde. La amo tantissimo, posso dire che amo questa stampa tantissimo. Peraltro mi ricorda anche le tende e la tovaglia nella cucina di mia madre. Non so perché questa roba dovrebbe essere un plus, ma per me per qualche strano motivo lo è. Siamo quasi alla fine, gli ultimi colpi sto per sparare, e questo è forse uno dei miei pezzi preferiti dopo il capo vintage che mi ha preparato, cucito e confezionato mia madre. Un vestito super morbido a balze, che anche questo è un po' un trend della stagione, balze e maniche a sbuffo. Questo bello ampio, a trapezio ampio, morbido, leggero, con manichina a sbuffo, come peraltro ho già annunciato. Volevo un abito così da tanto tempo. In realtà ne ho uno simile che ho preso l'anno scorso, mi pare, da Zara per l'autunno. Quindi è pesante e poi peraltro mi sta stretto. Ma questo, vabbè. Lo volevo per l'estate, e ne ho visti diversi su ASOS. Questo è del brand Yes ed era, devo dire a onor della cronaca, il più caro di tutti, ma sono contenta di aver scelto il più caro perché comunque si vede la differenza nei dettagli. È molto ben cucito, molto molto carino, insomma, nei dettagli, nelle finiture. C'ha le sue taschine, che sono sempre un grande plus quando si tratta di vestiti, perché non so voi, ma io mi ritrovo sempre con 300 cose in mano: il telefono, la borsa, la mascherina, quella cosa e quell'altra. Avere delle tasche è sempre un grande plus. E di nuovo, fresco, comodo, lo metti addosso, sei a posto, esci, metti su una bella collana, metti, o anche niente, guarda, perché tra manichine e sbalzi, soprattutto di umore, e balze, già fa il suo, al limite con una scarpa e una borsa che gli danno una botta di vita, lo puoi anche mettere la sera. Credo che sia il mio pezzo preferito. E veniamo adesso all'ultimo capo di questo video, che è anche il punto di domanda maggiore fra tutti,
Perché, ok, le linee morbide, ok, le cose larghe, insomma, comode, ho l'impressione però che questo abito che ho preso su ASOS, della linea ASOS White, sia un filo troppo oversize, perché proprio non ha punto vita in nessun modo e ho paura che su di me sembri un po' sacco della spazzatura messo addosso. Voi lo state vedendo, ditemi cosa ne pensate, se è il caso che io lo tenga oppure che lo mandi indietro. Mi piaceva però molto sia il colore, perché questo giallo senape, giallo oro, che mi piace tantissimo, il motivo, un po' a quadretti ma un quadretto diverso dal solito, questa manichina, come possiamo definirla, kimono mi verrebbe da dire, insomma, mi piaceva sulla carta, addosso ditemi voi com'è che sta andando, perché io lo scoprirò fra poco. E questo era l'ultimo acquisto di questo haul estate, haul fine primavera inizio estate. Io come al solito spero che i capi che ho acquistato vi siano piaciuti, vi abbiano ispirato, vi abbiano così fatto venire magari qualche idea per i vostri acquisti per l'estate. Se così è, non dimenticate come di consueto di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo e poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo per l'ultima volta, prima di salutarci, che sul mio blog troverete la lista di tutti questi capi con link per conoscere i prezzi, avere maggiori informazioni sui materiali, le taglie, la disponibilità, eccetera, ed eventualmente anche acquistarli nel caso in cui doveste essere interessati. Direi che per oggi non c'è altro. Un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!